Salve, Hardy. Sei in anticipo? Sì, ho lasciato stare. Era tardi per iniziare qualcosa di nuovo. Avete visto quanto rumore sui giornali di stasera? Già, minaccia lo scoppio di una guerra. Gridano al lupo. Un giorno o l'altro il lupo verrà. Quei pazzi sono capaci di qualsiasi cosa. In questo caso cosa ne sarà della ricerca scientifica? Dovrà interrompersi. Per me sarebbe la rovina. Sarebbe per tutti noi, Dio mio. Non posso pensare che succeda un'altra volta. Buon Natale a tutti, signori. È arrivato Natale, mentre i pastori stanno a guardare il loro gregge nella notte. Che vi succede, ragazzi? Oh, ho capito. State tranquilli, non c'è niente di cui preoccuparsi. Gli uomini minacciati vivono a lungo e le guerre minacciose non scoppiano mai. È un'altra notizia allarmante. Vi dico che non c'è niente di vero. Tutto questo serve solo a tenere la gente occupata. Non vi lasciate prendere dal pessimismo, perché non guardate il lato bello della vita. Siete in ottima salute, gli affari vanno bene, avete una bella moglie e una bella casa. Ma è tutto gonfiabile, non è così? Non c'è niente di cui preoccuparsi. Assolutamente. Pasorti, avresti dovuto chiamarti Clarino. Oh, sta a sentire, Cabal, devi aver fumato troppo. Tu non sei obiettivo. Oh, andiamo, oggi è Natale. Noel, 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 Noel. Oggi è nato il re di Israel. Che bei regali, papà, dammi l'elmetto. Ehi, tesoro, aiutami a trovare i pezzi mancanti. Ma che cosa mi incredibile. Oggi i ragazzi hanno proprio dei bei giocattoli. Quelli che avevamo noi erano semplici, anche troppo. Si trattava al massimo di soldatini in legno. Non avevamo niente di così complicato. Sapete, qualche volta mi domando se questi nuovi giocattoli non siano un po' troppo per loro. Insegna ai ragazzi a usare le mani. E pensare che i loro nipotini vedranno cose ancora più strabilianti. Oh, mi arrendo. Progresso, progresso. Mi piacerebbe vedere le meraviglie che loro vedranno. Non contare troppo sul progresso. Oh, sentitelo, l'incurabile pessimista. Cosa potrebbe arrestare il progresso? La guerra. Prima cosa, non ci sarà alcuna guerra. Secondo, la guerra non arresta il progresso, piuttosto lo stimola. Sì, è vero. La guerra potrebbe essere un grosso stimolo, ma è meglio farne a meno. Ma andiamo, è ora di finirla. Si parla sempre degli orrori della guerra. Cerchiamo di cambiare musica per una volta. Dopotutto, l'ultima guerra non è stata così orribile come dicono. Non avevamo paura. Qualcosa di grande si era impossessato di noi. Questa volta è diverso. Non possiamo affrontare una guerra. Dobbiamo impedire che avvenga o sarà la fine. Ma noi cosa possiamo fare? Niente. Non possiamo fare proprio niente. Pace in terra agli uomini di buona volontà. Un Natale tradizionale quest'anno, vero? Fa freddo, c'è poca neve e l'aria è così pungente. Già. Che cosa succede? Ascoltate, sembra uno sparo. No, non è ciò che pensate voi. Buon Natale, signori Cabal. Speriamo che il prossimo anno sia migliore. Speriamo in un anno di ripresa. Guardate, che sta succedendo laggiù? Niente. Sono delle normali manovre aeree. Manovre la notte di Natale? No, non credo. Ascoltate, continuano a sparare. Pronto? Sì, sono Cabal. Ho capito. Sarò all'aeroporto alle 3. D'accordo. Mobilitazione. Oh mio Dio. Forse si tratta solo di qualche precauzione. Sentiamo la radio. Poco fa, un aereo sconosciuto ha sganciato un gran numero di bombe a poche centinaia di metri dalle nostre navi. Poi ha virato a sud. Subito dopo, la nave da guerra Dinosaur l'ha individuato e prima che l'aereo si mettesse fuori tiro, ha aperto il fuoco. Sfortunatamente, però, senza colpirlo. È evidente che questa volta hanno attaccato senza aver fatto la dichiarazione di guerra. Ma ci sono pochi dubbi sul suo luogo di partenza. Prima di ogni altra cosa è necessario per la nazione mantenere la calma. Senza dubbio le perdite subite dalla nostra flotta sono considerevoli. Ha parlato di perdite della flotta. È fondamentale che tutta la nazione si prepari alle armi. Sono stati impartiti ordini per una mobilitazione generale. La protezione civile si metterà al lavoro per prendere precauzioni contro l'eventuale uso di gas.
Ci interromperemo per 5 minuti, poi vi leggeremo le ultime notizie. È un'emergenza. Chiamate tutti i vostri amici. Chiamate tutti quelli che potete. Hai avuto il tuo stimolante, Passorti. Qualcosa di grande ci ha coinvolti. È scoppiata la guerra. My God, if they've attacked without a declaration of war, then it's vengeance. No quarter, vengeance. Punishment. Condign punishment, or else the end of civilization altogether. But it's just possible there's some mistake. You know, I cling to that. If not, then it's war to the knife. No, it's not a war, it's extermination of dangerous vermin. A vermin hunt without pause or pity. Well, good night. Tesoro, sei pentito di aver messo al mondo questi figli? No. La vita deve andare avanti. Perché dovremmo rinunciare alla vita solo per compiacere quei pazzi? Ti ho amato tanto. Volevo starti vicino per darti una vita felice, ma ora... ho paura di quello che potrebbe succedergli. Siamo stati degli egoisti. Hai avuto paura di generarli. Anche noi siamo stati bambini. Ora siamo ansiosi. Ma non siamo veramente spaventati. Fatti forza, mia cara. E possa il loro piccolo cuore avere coraggio. Presto, andiamo. Sei un vero ufficiale, papà. Sicuro? Prometti di comportarti bene? Allora, me lo prometti? Mi comporterò come un vero soldato, papà. Bravo. Sull'attenti, avanti, sull'attenti. Addio, figliolo. Bene. E adesso, avanti, in marcia. Si stanno distribuendo maschere antigas, controllate che aderiscano bene dietro.
stai molto male, vero? Perché siamo arrivati a questo? Perché dobbiamo ucciderci uno con l'altro? Vattene via, amico. Presto il gas arriverà qui. È mortale, va via. Sarebbe divertente se morissi ucciso dal mio veleno, non trovo. Metti questa. Tieni, metti la maschera, presto. Dalla alla bambina. Ormai per me non c'è più niente da fare. Non importa del gas. Dà la maschera alla bambina, per me è finita. Respira con la bocca. Andiamo. È buffo, ho gettato il gas su di lei. Forse ho ucciso suo padre e sua madre. Forse ho ucciso tutta la sua famiglia. E adesso do via la mia maschera per salvarla. È davvero incredibile. Già, sembra uno scherzo. Della guerra è vicina. La vittoria è nostra. Il nemico ha tuttavia conservato qualche aeroplano che non è facile scoprire e distruggere. Questi aerei vengono usati per diffondere la sindrome del vagabondo, una malattia della mente e del corpo. È fondamentale evitare i luoghi dove sono cadute delle bombe. Non bevete per nessuna ragione acqua stagnante. Ancora iodio, per favore. Mary, lo iodio. Non ne abbiamo più, papà. Questa è l'ultima goccia. Dio mio. A cosa serve cercare di salvare questo pazzo mondo dalla sua punizione? Papà, se soltanto potessi riposarmi un po'. Ma come potrei dormire? Guardali come vagano prima di morire. Sparategli invece di fuggire. Si tratta della loro vita o della nostra. Chiamiamo le guardie e facciamoli soffrire.
È così che si comportavano nel Medioevo durante le pestilenze. Richard. Mia sorella. Gordon, ne sei proprio sicuro? Il suo cuore batte veloce. Si sente svenire e poi non riesce a parlare. Che posso fare per lei? Pensavo che avreste potuto aiutarla. Oh, povera Janet. E tu come ti senti, caro? Richard. Potrei essere infetto. Non c'è niente che possa farla star meglio. Mi dispiace. Non c'è rimasto niente che possa fare star meglio qualcuno. Quando ne vedi qualcuno, spara. Nessun uomo ha mai paragonato la devastazione della sindrome del vagabondo alla peste nera che nel Medioevo uccise più della metà della razza umana. Nessun ammalato sopravvisse alla sindrome del vagabondo. Soltanto gradualmente gli uomini si resero conto che l'epidemia era finita e che la vita stava tornando alla normalità. Finalmente la pestilenza è stata annientata! Grazie all'azione decisiva del nostro capo che ha fatto uccidere tutti gli ammalati! Non si sono verificati nuovi casi da oltre 2 mesi! La pestilenza è stata domata! Adesso il nostro capo si sta preparando ad affrontare il popolo della collina con il massimo impegno! Presto avremo la vittoria e la pace! Tutto andrà bene! Dio salvi il capo! Dio salvi la nostra terra! Ci vogliono altri cavi. Sono terminati, Gordon. Allora del nastro gommato. È finito anche quello. Lo abbiamo usato per riparare l'altro motore. Tanto a che diavolo serve? Non c'è più carburante. Scommetto che non sono rimasti 3 galloni di benzina in tutta la città. Ma per quale ragione mi hanno dato questo incarico? Non c'è più niente che possa volare, questa è la realtà. I voli sono finiti, la civiltà è morta. Ciao. Questa è una Rolls. Sì. Era una gran macchina prima della pestilenza. Adesso la lubrifico e la tiro fuori ogni tanto. Pensate che un giorno correrà veloce come un tempo? Cosa vuoi che ti dica? Se ci sarà benzina. Comunque il suo motore è sempre lì, anche se ora è silenzioso. Ricordo che quando ero un ragazzo ed era nuova fiammante, non ci mettevamo niente ad andare a 100 miglia all'ora. Sì, 100 miglia piene. Sembrava di volare, dico sul serio. Ma quelle cose ormai sono passate, ragazzo. Andate per sempre, già. Temo proprio di sì. Andiamo, via! Richard. Che cosa c'è? Non pensare che sia pazza. Perché, tesoro? Questa mattina ho sentito un aeroplano volare, all'alba.
Ho pensato fosse un sogno. Infatti è così, Mary, devi averlo sognato. Purtroppo noi non voleremo mai più. Mai più. Ehi, non vedi che sta arrivando il capo? Guarda, il capo! Il capo sta arrivando! Lasciami prendere il capo! Andiamo via! Nulla da dirmi, Gordon? Nulla di incoraggiante. Devo avere quegli aeroplani ad ogni costo, capito? Farò tutto ciò che posso, ma sarà inutile, non c'è benzina. Stammi a sentire, Gordon, tu non devi preoccuparti per questo, troverò io la benzina. Tu pensa solo a ricostruire qualche aereo, guarda bene intorno, sono sicuro che troverai quello che ti occorre. Ti avevo chiesto 10 aerei, ma ne basteranno anche 5, saranno sufficienti. Porremo fine a questa maledetta guerra e tu avrai la tua ricompensa. Questa è tua moglie, Gordon? La tieni ben nascosta, eh? I miei omaggi, signora. Usate la vostra influenza sul nostro capo meccanico. Lo stato combattente ha bisogno di lui. Sono sicura che mio marito farà del suo meglio. No, questo non sarà abbastanza. Voglio che lui faccia miracoli. Non tutti hanno il potere di fare miracoli come lui. Sono sicuro che potreste riuscirci anche voi se solo tentaste. Rudolf! Vi prego, aspettate! Non c'è motivo di disturbare il capo. Wolski, ti avevo avvertito, se hai causato ancora dei guai te la farò pagare. Vuole riprendersi quello che gli apparteneva. Magnifico, Wolski vuole indietro le sue cose e Gordon non riesce a darmi gli aerei necessari per finire la nostra guerra. Dovrai essere più convincente, tutti hanno sempre fatto qualsiasi cosa per te. Ci sono cose che non si possono fare, non si può volare senza benzina, né riparare gli aerei senza avere il materiale. Siamo tornati troppo indietro, volare è diventata un'impresa impossibile. Sei veramente così stupido, Gordon? Sono solo realista. Ebbene, capo, cos'hai intenzione di fare ora? Fammi avere gli aerei che ti ho chiesto. Io troverò il carburante. E non voglio sentire ragioni. È un inutile spreco di tempo. Ma è incredibile! Mary, avevi ragione! Un aeroplano! Si può ancora volare! Guardate, un aereo! Sta volando! Si sta abbassando, si prepara ad atterrare. Che diavolo significa tutto questo? Sono riusciti a costruire gli aerei prima di noi. E tu mi avevi detto che non avremmo più volato. Mentre noi perdevamo tempo, loro si sono dati da fare. Voglio due uomini, tu e tu. Devo conoscere la provenienza di quell'aereo. C'è un solo uomo là dentro, prendetelo. Da qualche parte si possono costruire nuovi aeroplani. Non potevo immaginare che fosse possibile. Chi è quell'uomo? Come osa entrare nel nostro territorio? Appena avrà toccato terra, portatelo a palazzo. Voglio interrogarlo. Andiamo, Mary, voglio vedere quell'aereo. Chi comanda in questo paese? Abbiamo un capo. Prendiamo ordini da lui. Bene. Voglio vederlo. Lo vedrete. Siete in arresto. Non potete arrestarmi. Dov'è il vostro capo? Che vi piaccia o no, io ho avuto l'ordine di arrestarvi immediatamente. Questo paese è in guerra, non lo sapevate? D'accordo, allora andiamo. Conosco la strada. Conosco bene questi luoghi. Prima della guerra abitavo qui. Conoscete un uomo di nome Password? No. Harding? Lo conosciamo, è il nostro dottore. È laggiù, sta venendo verso di noi. Harding, ti ricordi di me? Sì, mi sembra di avervi già visto da qualche parte. Allora eri solo un ragazzo. Voi siete John Cabal. Mi ricordo di voi. Io frequentavo spesso la vostra casa, molti anni fa. Sì, ora ricordo, prima che scoppiasse la guerra. Vi trovo bene, sapete?
I vostri capelli sono grigi, ma il vostro aspetto è giovane. Come vanno le cose qua giù? Chi è che comanda? Oh, abbiamo il nostro capo, un signore della guerra. La solita storia. Voglio vedere questo capo. Dov'è che possiamo parlare? Penso che il mio laboratorio sia il posto migliore, è qui vicino. Andiamo. Che non vogliono che ascoltiamo. Ehi! Voi! Dove avete intenzione di andare? Siete in arresto, dovete venire con me dal capo. Ogni cosa a suo tempo. Devo parlare con questo signore. Dovete venire con me subito, il capo vuole interrogarvi, vi sta aspettando. Dove diavolo è quell'uomo? Perché non lo portano qui? È nel laboratorio col dottor Harding. In questo caso andrò a prenderlo io stesso. Fermo, non puoi andare a prenderlo tu. I soldati lo devono condurre qui. Che cosa aspetti? Manda altri soldati a prendere quell'uomo. Voglio che venga qui subito. Ho capito. Che razza d'uomo è il vostro capo? Ovunque ci sono questa specie di comandanti che rubano e continuano a combattere. È il risultato di una guerra senza fine, il brigantaggio. Ma dobbiamo reagire. Dovremo essere tutti uniti. Dovremo impegnarci tutti se vogliamo salvare il mondo. Le nostre strade saranno cielo e mare. Avremo gli stessi ideali, le stesse persone efficienti e lo sviluppo della scienza. Siamo l'ultimo baluardo della civiltà da quando tutto è crollato. Ho aspettato tanto questo momento. Sono ai vostri ordini. Non ai miei, non ai miei. Non ci saranno più capi, sarai agli ordini della civiltà. Senti, Cabal. Adesso basta, vi ordino di seguirci. Altrimenti useremo la forza. E consiglio di obbedire, il nemico fa sul serio. Andiamo. Perché volevate vedermi? Chi siete? Non sapete che questo paese è in guerra? In guerra? L'avete deciso voi? È così? Cosa volete insinuare con questo? La guerra è guerra. Piuttosto ditemi chi siete. La legge e il buon senso. Io sono la legge qui, chiaro? A voi però manca il buon senso. Da dove venite? Chi siete? Io sono le ali del mondo. Come avete fatto ad entrare in questo paese volando? Sono qui. Vi spiace se mi siedo. Ed ora ve lo chiedo per la quarta volta. Chi siete? Ve l'ho detto, io sono le ali del mondo. Ditemi per quale governo lavorate. Nessun governo. Faccio parte del mondo della comunicazione. Noi non abbiamo capi. Ebbene, per quale motivo siete atterrato in un paese in stato di guerra? Che cosa volete? Libertà di commercio. Commercio? Potete fornirci armi e munizioni? Non è il nostro campo. Benzina, pezzi di ricambio? Noi abbiamo qualche aereo, i miei uomini sono pronti, ma senza benzina non si può volare, dovremmo fare un patto. Un patto? Volendo saprei dove trovare la benzina, ho già un'idea in mente, ma se voi collaborate possiamo concludere l'affare. Il mondo della comunicazione non aiuta a fare la guerra. A finire la guerra. Intendo fare una pace vittoriosa. Mi sembra di aver già sentito queste parole quando io ero un ragazzo. Ma poi la guerra non è finita. Ascoltatemi bene, signor aviatore, siate ragionevole, tornate alla realtà. Da come parlate non sembra vi rendiate conto che siete in arresto. Voi e il vostro aeroplano. Altri aerei verranno a cercarmi qui se non mi vedranno tornare. Mi occuperò di loro più tardi. Intanto avrete l'opportunità di rendervi utile con il vostro commercio. Per prima cosa vogliamo di nuovo i nostri aeroplani in volo. Bene, una lodevole ambizione, ma il nostro nuovo regolamento è contrario agli aerei privati. Che impudenza! Io non sto parlando di aerei privati. I nostri aerei sono di proprietà dello Stato. E questo è uno Stato in guerra sovrano e indipendente. Non so niente di nuovi regolamenti. Io sono il capo qui e non ho intenzione di prendere ordini vecchi o nuovi da voi. Temo di essermi cacciato nei guai. Sicuro, potete dirlo forte. Ditemi, da dove venite? Ho lasciato il quartier generale di Basra stamattina. Abbiamo centinaia di nuovi aerei e ne stiamo costruendo molti altri. Le fabbriche sono al lavoro. Stiamo restaurando l'ordine in tutta l'area del Mediterraneo. Era mio compito vedere come vanno le cose in questa regione. Ora lo avete visto. Questo è uno Stato sovrano indipendente. Di questo discuteremo a lungo. Non ne discuteremo affatto. Non ammettiamo l'esistenza di Stati sovrani indipendenti. Ah, voi non approvate. Intendiamo fermarvi. Come, con la guerra? Sì, se servirà. Bene, se le cose stanno in questo modo. Barton, prendi quest'uomo. Se ti dà qualche problema, uccidilo. Avete sentito, signor salvatore del mondo?
I miei amici sanno dove mi trovo. Se non mi vedranno tornare, verranno qui a cercarmi in forza. State tranquillo, non vi troveranno. Ma troveranno voi. In tal caso io sarò pronto. Portatelo nelle prigioni qui sotto. Sei stato imprudente. Imprudente? Perché hai litigato subito con lui? Chi ha litigato? Abbiamo avuto soltanto uno scambio di opinioni. Lui è contrario ai miei metodi, ha intenzione di fermarmi. Non sa con chi ha a che fare. Dimentichi che non è solo. Ma di chi dovrei aver paura? Di un gruppo di esaltati che vogliono riportare il mondo alla normalità? Ridicolo. Allora perché hai perso la calma in quel modo? Dovevo fargli capire chi è che comanda. È il primo aviatore che arriva nel nostro paese dopo anni. Pensa cosa significa questo. Tu vuoi i tuoi aeroplani. Il tuo sogno è tornare di nuovo a volare. Ma per realizzare tutto ciò hai bisogno di un uomo capace. E lui è la persona adatta. Quello sconosciuto è venuto qui per togliermi il potere. E tu vorresti che lo lasciassi libero e gli affidassi i miei aeroplani. Non dire sciocchezze. Fallo lavorare per te sotto sorveglianza. Sotto sorveglianza? Dunque lo dovrei far sorvegliare da quel branco di idioti? Sarebbe troppo per lui. Se quell'uomo rappresenta un pericolo, impiccalo e nascondi il suo aeroplano prima che vengano a cercarlo. No, non intendo ucciderlo. Ho in mente qualcos'altro. Dopotutto questo sconosciuto non mi ha colto di sorpresa. Sapevo che sarebbe arrivato, sì, lo sapevo. Sentivo che in qualche parte del mondo si tramava contro di me. Ero sicuro che prima o poi qualcuno sarebbe venuto a ficcare il naso nei nostri affari. Dunque le mie previsioni erano esatte. Abbiamo catturato il ficcanaso. Passeranno giorni prima che i suoi amici si accorgano della sua scomparsa. Ho un piano per attaccare le miniere di carbone della Floss Valley. Là troveremo petrolio in abbondanza e poi voleremo. La vittoria ormai è vicina. Il vostro sacrificio non è stato inutile. La nostra antica lotta contro gli uomini della collina adesso è arrivata al suo culmine. La vittoria alla vecchia miniera di carbone ci ha consentito di avere una grande quantità di petrolio. Una volta di più possiamo sperare di alzarci in volo. Abbiamo 40 aerei, la più grande forza aerea del mondo. Non ci resta che trasformare quel petrolio per avere tutta la benzina che ci occorre. Ora non rimane che bombardare definitivamente le colline. Dopo, finalmente, potremo godere una pace ricca e duratura. La pace dell'uomo forte che ha lottato per difendere la sua casa. E in questo momento di estremo bisogno, tu, il nostro capo meccanico, mi stai ostacolando. Dove sono i miei aeroplani? Il lavoro è più difficile di quanto pensate. Metà dei vostri aerei sono troppo vecchi. Non arrivano nemmeno a 20. Sono 19 per l'esattezza. Non è possibile farli volare tutti. Inoltre non posso fare tutto da solo. Ho bisogno di aiuto. Quale aiuto? Il prigioniero. Vuoi quell'uomo vestito di nero? Vuoi le ali del mondo? Perché dovrei liberarlo? Conosce il suo mestiere. Io non posso fare molto. Fate di lui il mio consulente. Non mi fido di voi tecnici messi insieme. Allora gli aerei... Ma io ho bisogno di quegli aerei. Beh, lo libererò. Vi chiedo di liberare anche il dottor Harding. Quei due sono vecchi amici. Non posso farne a meno. Se c'è qualcuno in grado di trasformare il petrolio per i nostri aerei, questo è Harding. O non se ne farà niente. Harding mi ha creato un mucchio di problemi ultimamente. È il solo che possa farvi avere la benzina che vi occorre. Prendetelo. Liberategli le mani.
Allora? Allora cosa? Il saluto. Al diavolo il saluto. Saluta. Lascialo stare. Lasciamo stare il saluto. Facciamo il punto della situazione. Tu, Gordon, dovrai ricostruire la nostra forza aerea. Il prigioniero Cabal è a tua disposizione. Dovunque vada deve stare sotto sorveglianza. Non perdetelo mai di vista. Né tu né lui potrete avvicinarvi al suo aeroplano per nessun motivo. Bene, voi Harding aiuterete Gordon a ricavare la benzina e preparerete altre riserve di gas velenosi. Non voglio avere a che fare con i gas velenosi. Ve ne occuperete a costo di costringervi con la forza. Lo Stato è vostra madre e vostro padre, la totalità dei vostri interessi. Nessuna punizione potrà mai essere troppo severa per l'uomo che osa negare questo. Sciocchezze! Abbiamo dei doveri verso la civiltà. Voi e i vostri simili ci state conducendo inevitabilmente verso una barbarie eterna. Questo è tradimento, capo. Per quale ragione mi avete strappato dal mio lavoro? State confondendo la vostra stupida guerra con tutto il resto. In questo modo la vostra insaziabile sete di potere ha reso vano il lavoro di una vita. Non lo sopporterò ancora per molto. Questo è tradimento, è tradimento! Basta, insomma, smettetela! Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Che cosa volete? Siete arruolato! Da questo momento siete sotto i miei ordini e di nessun altro al mondo, chiaro? Io sono il padrone qui, io sono lo Stato! Ho bisogno di benzina e di gas. Da me non avrete né benzina né gas. Dunque vi rifiutate? In modo più assoluto. Non tollero essere provocato in questo modo, Harding. Posso parlare, capo? Voi volete che quei 414 fuori moda che voi chiamate flotta aerea volino e volino bene, non è così? Certamente. Con quell'uomo che voi tenete in prigione e col dottor Harding, presto avrete una dozzina di aerei in grado di volare. Gordon. Stai tradendo i nostri ideali. Io non collaborerò. Se mi darete quel Cabal e mi lascerete convincere il dottor Harding, vi prometto che vedrete almeno un terzo della vostra flotta aerea volare di nuovo. Come diavolo osi imporre a me delle condizioni? Mi dispiace, capo. Non sono io che impongo queste condizioni. Così stanno le cose. Non potete pretendere una collaborazione in campo tecnico o scientifico senza trattare le persone in maniera corretta. È quello che ti ho sempre detto. Fai troppo il prepotente, mio caro. C'è un limite a tutto. Si sa, non puoi mandare un cane a caccia bastonandolo. Voglio quegli aerei! King and commander to help. Our war leader, our peacemaker, Rudolph the Victorious. My captains, my commanders, I greet you. Could anything in life be better than this moment? You face difficulties and dangers, but now at this bright moment of victory, we relax to gather strength for the supreme effort that'll make this land forever ours. Yeah. A man's land we are making, a land for strength and for courage. None but the brave deserve the land. None but the brave deserve the fair. Our dear old world, our dear old land. There are some among us that dare to run down our land. It isn't this, it isn't that, it isn't what it used to be. We haven't got chemists. Well, who wants chemists? They don't print books anymore. Who wants books to muddle their thoughts and their ideas? We can't travel anymore. Well, isn't our land good enough for us? You. Voglio vedervi bene in faccia. Sono al vostro servizio, signora. Siete la cosa più interessante che sia capitata ad Everytown da anni. Voi mi lusingate. Siete venuto da molto lontano. Avevo cominciato a dimenticare che ci fosse qualcosa al di fuori. Voglio che me ne parliate. Posso offrirvi la mia unica sedia? Sapete, io non sono una donna stupida. Ne sono sicuro. La vita qui è molto limitata. Guerra, sempre guerra, e penso non finirà mai. Bandiere, marce. Io adoro il capo. L'ho sempre adorato, fin da quando prese in mano la situazione nei giorni del terribile contagio. Lui prese il comando, sicuro di sé. Ogni donna lo trova irresistibile, attraente, e se ne innamora. No, non posso lamentarmi. Ho tutto quello che si può desiderare. Eppure non sono felice nel mondo in cui vivo. È troppo limitato. Voi ci portate l'aria di spazi più grandi. Quando vi ho visto scendere dal vostro aereo e poi camminare nella sala del palazzo,
Ho pensato, quest'uomo vive in un mondo diverso. Prima avete parlato del Mediterraneo e dell'Est, dei vostri campi, delle fabbriche. Ho letto del Mediterraneo, dell'Egitto, della Grecia e dell'India. Oh, io so leggere. Ho letto molti di quei libri. Non sono come la maggior parte dei giovani di qui. Ho studiato molto prima che scoppiasse la guerra e le scuole venissero chiuse. Io voglio conoscere quel mondo. Vedere cieli azzurri, montagne nevose, acque cristalline, spiagge assolate, palme. Se potessi fare a modo mio, potreste vedere queste cose in un paio d'ore. Se voi foste libero. E se io fossi libera. Credo proprio che nessun uomo abbia mai capito una donna fin dall'inizio dei tempi. Voi non conoscete la nostra immaginazione, come può essere galoppante la nostra fantasia. Vorrei tanto essere un uomo. Ah, se io fossi un uomo! Che cosa siete venuto a cercare qui fra il mio popolo? E soprattutto cosa pensate che succederà al mio capo? La vera domanda mi sembra che cosa intende fare lui di me. Qualcosa di molto violento, immagino. Se io non glielo impedirò. È quello che penso anch'io. Ma se vi uccidesse? Arriveranno qui altri di noi a sistemare le cose. Sarà difficile, il capo sa difendersi. Noi andremo avanti, che lui lo voglia o no. Abbiamo la situazione in mano. Nel campo della scienza e nella politica internazionale nessuno è indispensabile. Il mondo e l'umanità andranno avanti. Noi ci saremo sempre. Ho capito. Ma così questo paese dovrà essere sempre in guerra? Questo paese scomparirà come i tirannosauri o la tigre dai denti a sciabola. Ah, fai compagnia al nostro ospite. Ti avevo detto che volevo parlargli e l'ho fatto. Non immischiarti, queste sono cose da uomini. Sì, ma tu non fai altro che stare seduto a bere e a compiacerti di te stesso, Rudolf il vittorioso. Mentre io sto cercando di capire cosa vuole questo straniero. Pensi che mi piaccia star qui a parlare con questo strano individuo? Mentre tu perdi tempo, a Basra, a centinaia di aerei, sono pronti a decollare. Basra? Sì, il loro quartier generale, te ne sei dimenticato? Di questo parleremo più tardi, ora va via. Dovete sapere che questa donna mi ha sottoposto a un duro interrogatorio, ma il nocciolo della questione è che laggiù a Basra ci sono molti aerei che si alzano in volo giorno e notte alla ricerca di gruppi di minoranza come il vostro. Cosa mi possa accadere non ha importanza. Loro vi troveranno. Le nostre forze riusciranno a riportare ordine in questo mondo. Ascoltate, forse riuscirete a sentire il rombo dei loro motori. No, non sento niente. Rudolf, quello che dice è quello vero. Quello che dice è un bluff. Fa la pace con quest'uomo e lascialo andare. Questo significa arrendersi, rinunciare alla nostra indipendenza. Ma se non lo farai, arriveranno qui altri aerei. Ma lui è nostro prigioniero e loro dovranno comportarsi bene. Vieni, signora, ora basta con la tua missione diplomatica. Rudolf, hai proprio la sensibilità di un caprone. Io non so che cosa vi siete detti voi due. Comunque ricordatevi bene. Non esiste nessuna possibilità di pace fra di noi. Voi avete il vostro mondo e io intendo tenermi il mio. E sarà così nonostante le vostre previsioni catastrofiche. Siete mio prigioniero, non dimenticatelo. E non siate troppo certo di riuscire a vincere. Dunque mettetevi comodo e rifletteteci su, signor Ali del Mondo, come diavolo vi chiamate. Adesso vai dall'altra parte e dà un'occhiata al motore. Va bene. Se potessi raggiungere il mio aereo, c'è una radio a bordo. Impossibile, non si fidano neanche. Fingiamo di stare al loro gioco. Chiederò di avere la benzina di riserva del vostro aereo, non me la negheranno. Bene. Non sarà facile organizzare la fuga. I tubi dell'olio non sono in buono stato, dobbiamo rischiare. Credo che ce la caveremo bene adesso che Harding conosce la sua parte. Bene. Mary, non è il tuo Gordon, finalmente sta volando. Guardate,
Un aereo sconosciuto sta tentando l'atterraggio. Portate qui il pilota. Da dove venite? Viene dal nord, signore, da Everytown. Dice che Cabal è prigioniero laggiù. È stato catturato, signore, e la sua vita è in grave pericolo. Cosa? Cabal è in pericolo? Sì, in grave pericolo. Il capo di Everytown è un tipo violento. È un lavoro per il nostro squadrone. Bene, questa è l'occasione buona per provare il nuovo gas su qualcuno. Non c'è tempo da perdere, signore. Posso fare un rapporto? Sì, accompagnatelo al comando. Abbiamo notizie certe. Di che si... Gordon non è caduto in mare. Se n'è andato via. Un battello lo ha intercettato sulla rotta per la Francia. Forse ha raggiunto quelli di Bastard. E allora? Tornerà indietro con loro. Li porterà qui, ad Everytown. Maledetti questi uomini e la loro comunicazione nel mondo. Maledetti anche i loro aerei. E anche la nostra idea dei gas velenosi. Perché non abbiamo lasciato che le cose facessero il loro corso normale? Perché abbiamo continuato questa guerra? Dovevamo annientare gli uomini della collina. Ci servivano aeroplani, bombe, gas. Se non l'avessimo fatto noi, ci avrebbero attaccato loro. Bisogna pur difendere il nostro territorio. Perché abbiamo permesso tutto questo? Perché l'abbiamo fatto iniziare? La scienza è nemica di ciò che è naturale nella vita. Sai, stanotte ho sognato quegli uomini. Erano alti, tutti vestiti di nero, inumani. Avevano aerei da guerra. Ci bombardavano senza pietà. Dai, suppongo che lo faranno molto bene. E noi li combatteremo. Da quando Gordon è fuggito mi aspetto un attacco da loro in ogni momento del giorno. Faranno qualcosa e noi li attaccheremo. Ah, abbiamo gli ostaggi. Sono contento di non averli uccisi. Abbiamo il dottor Harding. Ma certo! Il dottore fabbricherà per noi dei gas velenosi. A costo di staccargli un braccio o di fargli ingoiare tutti i denti. Prendetelo! Prendete il dottor Harding. Dovranno scendere a terra prima o poi. Cosa sono questa specie di salvatori del mondo? Una manciata di uomini come noi. Non sono invulnerabili. Fate presto. Vi affido questi aerei. Sono stati messi a punto solo per voi. Non siete più semplici cittadini, ma combattenti. Siete stati addestrati non per pensare, ma per agire. Forse per morire. Buona fortuna, ragazzi, e mettetecela tutta! Che sapete di questo gruppo di esaltati? Hanno dei gas? Che tipo di gas? Non so nulla di questi gas. Allora che mi dici di questa maschera? È completamente marcia, non serve più. Che tipo di gas adopera? Vi ho già detto che non so nulla di questi gas. Comunque non li potranno usare finché voi sarete qui. Stanno arrivando! Ascoltate, stanno arrivando gli aerei! Dite loro di fermarsi. Quegli aerei sono ridicoli e noi avremo la meglio in poco tempo. Saremo vincitori! Thank you.
aerei sono solo 6. Dov'è il resto della squadra? All'attacco! Maledetti, lo hanno colpito! Stanno precipitando, vigliacchi! Non potranno usare i gas finché avremo gli ostaggi! Gli ostaggi? Non ho ancora perso! Portateli qui fuori e legateli in alto, dove possano essere bene in vista! Fetti! Dov'è quel uomo? È un ostaggio importante, i suoi amici lo riconosceranno, prendetelo! Che succede? Guardate, stanno usando i gas! Spiacente, dottor Harding, ma voi non ne uscirete vivo! Che vuoi? Ormai siamo sconfitti! Avanti, sparate! E cosa fate, questi fermi? Perché non vi muovete? Non ti ho mai voluto male. Ho salvato tuo padre e ora salverò te. Potresti chiamare il tuo uomo e mettere fine a tutto questo? Non permetterò che finisca così! Cosa sta succedendo? Tutto sta ondeggiando! Sparate! Sparate! Non avete mai sparato abbastanza! Continuate a sparare! Li abbiamo risparmiati e loro ci hanno attaccato! Il nostro mondo è loro! Perché dovrei essere sconfitto in questa maniera? Sparate! 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 Dobbiamo riportare ordine sulla terra. Sarà un'impresa lunga e molto complicata. Ma noi ce la faremo, grazie alla nostra strategia comune. Ecco il piano per le nostre operazioni. Per prima cosa metteremo una ronda per controllare l'esistenza di altri popoli che possono essere ancora soggetti ai cosiddetti conquistatori. Se ci saranno, li annienteremo per far progredire questa terra e le altre. E alla fine avremo raggiunto lo scopo. E inizierà una nuova era. Vi rendete conto dell'immenso lavoro che dovremo intraprendere di fronte ad una guerriglia attiva ed aggressiva? Ma noi indirizzeremo tutte le nostre energie per riportare la ricchezza su questo pianeta. Sfrutteremo tutte le possibilità della scienza che sono state così stupidamente dissipate con la guerra.
e con la competizione insensata. Noi scaveremo le colline eterne, useremo tutte le ricchezze del cielo, della terra e del mare, come gli uomini non hanno mai fatto fino ad oggi. Mi piacerebbe vedere i nostri figli su questa terra che ricostruiremo per loro, ma ciò non sarà possibile. È con loro e attraverso loro che noi vivremo ancora. Thank you.
È veramente un mondo migliore questo in cui viviamo. Mi ribello contro questo progresso. Che cosa ci ha portato questa civiltà? Macchine meravigliose hanno costruito queste grandi città. Sì, hanno prolungato la vita. Sì, hanno conquistato la natura e costruito un mondo pulito. Ma questo nostro mondo è migliore di come era prima, nei vecchi tempi andati, quando la vita era breve ma calda e felice? Purtroppo è così, cosa possiamo farci? Ribellarci, ribellarci subito, adesso è il momento. Perché adesso in particolare? Per questa invenzione del cannone spaziale. Dobbiamo ribellarci al progetto di mandare esseri umani verso le stelle. La gente non ama queste cose, mandare esseri umani nell'oscurità più gelida. Dobbiamo impedirlo. Ci hanno già provato, ma poi non è successo niente. Perché non avevano una guida. Ma ora, supponi che qualcuno abbia gridato, basta, fermate questo progresso. Supponi che io urli al mondo, mettete fine a questo progresso. Potrei parlare, la radio arriva dappertutto, questo mondo moderno è pieno di voci. Io sono un maestro di astuzia, ho il diritto di parlare. Sì, ma sei sicuro che ti ascolteranno? Ascolteranno, credi a me. Se io grido, alzatevi. Svegliatevi! Fermate questo progresso prima che sia troppo tardi. Mi piace molto studiare la storia. Nonno, penso che New York doveva essere una città molto divertente, con quei grattacieli e quelle finestre. Le costruivano così le case una volta. Perché? Non avevano luce artificiale per costruire le città come noi. Così le costruivano alte verso il sole. Noi abbiamo un'aria condizionata e miscelata alla perfezione. Loro vivevano metà del giorno fuori dalle case. I grattacieli avevano finestre di vetro. L'era del vetro durò 400 anni. Non avevano capito che potevano illuminare le case con un sole artificiale, così non sarebbe stato necessario costruirle tanto alte. Weren't people tired going up and down those stairs? They were all tired, and they had a disease called colds. Everybody had colds, and they coughed and sneezed and ran at the eyes. What sneeze? Oh, you know, tissue. A tissue? Tissue? That must have been funny. Not so funny as you think. And you remember all that, great-grandfather? Well, I remember some of it. Colds we had, and indigestion, too, from the queer bad foods we had. Oh, it was a poor life, never really well. Did people laugh at it? Well, they had a way of grinning at it. They used to call it humor. We had to have a lot of humor. I've lived through some horrid times, my dear. Oh, horrid. Horrid. I don't want to hear about that. The wars, the wandering sickness, and all those dreadful years. None of that will come again, great granddad, ever. Well, not if progress goes on. Anche noi inventiamo sempre nuove cose per cercare di rendere la vita sempre più bella e confortevole. Più bella sì, non confortevole. Io sono vecchio, però mi sembra che le nuove invenzioni stiano andando troppo lontano. Era proprio necessario creare questo cannone spaziale. Nonno, puoi spiegarmi in cosa consiste un cannone spaziale? Beh, è una macchina che scarica elettricità. È un insieme di cannoni messi uno dentro l'altro. Ognuno di essi scarica all'interno dell'altro l'energia che contiene. Non so come funziona esattamente. L'ultimo cilindro viene lanciato via verso il cielo. Mi piacerebbe tanto poter andare sulla Luna. Ogni cosa a suo tempo. Torniamo alla nostra lezione di storia. Sono contenta di non essere vissuta nel vecchio mondo. So che dopo la guerra John Cabal aveva rimesso le cose a posto. A proposito, l'hai mai visto John Cabal, nonno? Ti mostrerò una sua fotografia. Voglio sapere se tu l'hai conosciuto. L'hai mai visto di persona? Sì, ricordo che vidi con i miei occhi il grande John Cabal quando ero soltanto un bambino. Lui era un uomo anziano, vestito di nero, con i capelli bianchi come i miei. Era il bisnonno di Oswald Cabal, l'attuale presidente del Consiglio. Guarda la somiglianza.
Ora che il cannone spaziale ha superato le prove preliminari, non c'è altro da fare che scegliere gli uomini. Questo sarà il nostro problema. Sono stati selezionati migliaia di giovani che vorrebbero partire. Non pensavo che la Luna attirasse tanta gente. Adesso il cannone è perfetto. Ci sono dei rischi, ma sono ragionevoli. La posizione della Luna nei prossimi 3 mesi ci offre le condizioni migliori per effettuare l'allunaggio. Sarà difficile scegliere gli uomini. Perché? Ci saranno delle difficoltà. Theotokopoulos sta parlando alla radio di questo. Quel ragazzo è un tipo in gamba. Sì, ma ci sta dando fastidio. Non sarà un'impresa facile scegliere gli uomini. Come? Con tutti i volontari che ci sono? Abbiamo analizzato migliaia di casi. Abbiamo scartato tutti i ragazzi non perfettamente sani e tutti coloro che avevano legami con persone contrarie a questo progetto. C'è un certo Raymond Passworthy. Lo conosci? Sì, lo conosco. Pensavamo a suo figlio. Vorremmo che tu incontrassi Morris Passworthy. Perché? Ha chiesto di partire. Se vuoi puoi vederlo anche subito. Sta aspettando qui fuori. Fai entrare Morris Passworthy. Sta arrivando. Bene. Volevi parlare con me? Sì, signore. Devo chiederle un favore. Ebbene, parla pure. È molto importante. Mi piacerebbe essere uno dei primi uomini ad andare sulla Luna. Comporterà dei rischi. Non sarà una passeggiata. Ci saranno grandi pericoli da superare in questa missione. Anche l'eventualità di non ritornare vivo sulla Terra. Di questo non ho paura, signore. Sì, la maggior parte dei giovani non temono il pericolo. Ma perché? Dovrei scegliere proprio te. Beh, perché sono il figlio di un suo amico. E la gente pensa che dovrebbe mandare qualcuno di sua conoscenza. Continua. Abbiamo parlato di questo argomento molte volte. Abbiamo? Io e la mia fidanzata. Devo ammettere che è stata una sua idea. Una sua idea? Di chi si tratta? Di qualcuno che è molto vicino a lei, signore. Chi è? È Catherine. Sì, sua figlia. Dice che nessuno al mondo ha più diritto di noi due a questa impresa. Dovevo immaginarlo. Oggi esporrò al mondo la mia opinione. Questa storia non può continuare. Se siamo esseri umani coscienti, metteremo fine a tutto questo. Dobbiamo finirla per sempre con queste follie. Signori, che cosa è il progresso? Quali sono i vantaggi di questo progresso sempre in avanti? Chiediamo un fermo, chiediamo una pausa. Lo scopo della vita è il vivere felice. Non vogliamo vite umane sacrificate negli esperimenti. Il progresso non è la vita. Dovrebbe servire a renderla migliore. I nostri governanti adesso rimettono in scena le antiche tragedie greche, nelle quali il padre offre sua figlia al dio cattivo. Quest'uomo è convinto di essere il salvatore del mondo. No! Dovremmo farlo tacere? No. La gente deve ascoltare e decidere da sé. A cosa ci porterà questo cannone spaziale? Non commettiamo altri errori. Le schiavitù che oggi vengono imposte a noi, domani verranno imposte da loro a tutto il mondo. L'uomo non può avere un attimo di riposo, un attimo di libertà? Sapete, verrà un giorno in cui saremo obbligati a trasferirci su un altro pianeta, lontano da qui. Ci troveremo su qualche orribile pianeta in mezzo alle stelle. Finiamola con il progresso. Mettiamo fine a questa follia subito. Facciamo in modo che questo sia l'ultimo giorno dell'era scientifica. Fate del cannone spaziale il simbolo della nostra rovina e distruggetelo! Ora! Mi chiedo fino a quando l'acclameranno. Tutto bene per te, Cabal. Tu sei il pronipote del grande John Cabal, il dittatore dei cieli, l'uomo che cambiò il corso della storia. È per questo che tu e tua figlia avete il progresso nelle vene. Io invece sono scettico, non credo mio figlio abbia fatto questa scelta da solo. Dobbiamo fermare i nostri ragazzi. Non preoccuparti, ancora non è possibile raggiungere il suolo lunare.
Allora quando? Quando si farà questo grande esperimento? Che si aspetta prima che partano? Che sia pronto il cannone spaziale. Potrebbe essere quest'anno? Forse. È così. Non c'è modo di salvare i nostri ragazzi da questa follia. È giusto che siano loro a decidere. Ah, eccoli qua. Papà, partiremo? Sì, partirete. È ufficiale? Certo che lo è. Already? Why not? But my son, he's of age, he's volunteered. Yes, but I want to talk it over first. I must talk it over. Why have you announced this so soon? There's still time to talk it over, isn't there? Not so very long now, Father. You've got several months yet, surely. It's just 1 month and 3 days. Everything's ready. And the moon's coming into the right position even while we're talking now. They're leaving it a month longer to make sure. You mean you're going in 4 weeks? 4 weeks? I forbid it. This man, Theotokopoulos, is right. This thing must not be. It's human sacrifice. Il tuo discorso ha infiammato gli animi, il popolo è eccitato. Alcuni di loro si stanno dirigendo al cannone spaziale. È arrivato il momento, adesso ci serve un capo. Proseguiamo su questa linea. Via il cannone spaziale! Così metteremo fine all'era del progresso. Siete giovani. La vostra vita comincia adesso. E voi volete andare su quell'orribile pianeta. Perché non ci lasciate andare qualcuno che è stanco di vivere? Servono ragazzi in gamba, svegli, veloci. E noi abbiamo questi requisiti. Osserveremo la Luna e redigeremo un rapporto. Cabal, voglio farti una semplice domanda. Perché hai lasciato che tua figlia decidesse di partire per questo folle viaggio? Amo molto mia figlia, per questo la lascerò vivere come vuole. Trascinare la vita di qualcuno fino all'ultimo non significa vivere una bella esistenza. Più si avvicini all'osso, migliore è la carne. Il meglio della nostra vita sta proprio vicino al punto di morte. Sono un uomo distrutto. Non so più che cosa sia giusto o sbagliato. Vedi le cose in modo errato, Passworthy. I nostri padri e i padri dei nostri padri hanno vissuto per liberarci dalle oppressioni e dalla malvagità. Uccidevano coloro che non erano pronti a servire, tormentavano la gente ingiustamente, distruggevano l'orgoglio e la dignità umana. Era una terribile visione dell'esistenza. Ma quello era soltanto l'inizio. Non c'è nulla di male nella sofferenza, se si soffre per una causa giusta. La nostra rivoluzione non ha abolito il pericolo e la morte. Ha semplicemente reso utile il pericolo e la morte, Passworthy. Cabal! Che c'è? Cabal, il cannone è in grave pericolo. Se vogliamo salvarlo, non perdiamo tempo. Theotokopoulos e una folla di gente vanno verso il cannone spaziale. Vogliono distruggerlo. Dicono che è il simbolo della nostra tirannia. Hanno armi? Barre di metallo. Possono distruggere le apparecchiature e causare danni incalcolabili. Gli uomini addetti al controllo penseranno a fermarli. Sono troppo pochi. Abbiamo il gas della pace, ma non è pronto. Ci vorranno ancora delle ore. Dobbiamo tenere a bada la folla a tutti i costi finché il gas della pace non sarà pronto. Ascoltate! Guardate! La folla è in tumulto. Siamo di nuovo alla Barbada. Tu chi sei? William Jeans, Dipartimento Ricerca Spaziale. Abbiamo chiuso gli aeroporti, così impiegheranno più di un'ora per raggiungere gli altri che sono già partiti. Non devono arrivare alla base. Gli esperimenti sono stati ultimati. Ormai è quasi tutto pronto. Bene, quando partiremo? Se distruggeranno quell'ordigno infernale, l'onore sarà salvo e non dovrete partire. Non devono arrivarci. Se il cannone venisse caricato ora, raggiungeremmo la Luna. Potreste mancarla e restare nello spazio. Ora sono... Thank you.
Presto, da questa parte. Tu vai sulla piattaforma, noi staremo di guardia qui. Va bene. Contraete i muscoli al momento della partenza. Fra 5 minuti potrete slegarvi. Guardate lassù! Quell'uomo sta sacrificando sua figlia al demonio della scienza! Che volete da noi? Vogliamo salvare quei due ragazzi dai vostri esperimenti! Vogliamo mettere fine a questa follia inumana! E distruggere quel dannato cannone! Abbiamo diritto di fare quello che vogliamo della nostra vita, di questa specie di vita! Noi non siamo gelosi della vostra! Non correte nessun pericolo! Che volete da noi? Vogliamo dare all'umanità un mondo più sicuro! Nessuno ve lo impedisce! Come possiamo farlo se voi con la vostra scienza stravolgete continuamente la nostra vita senza lasciarci un attimo di respiro e di tranquillità? Quando voi fate apparire piccolo ciò che per noi è grande, quando voi fate sembrare debole ciò che per noi è forte, non vi vogliamo nel nostro stesso mondo! Non vogliamo questa spedizione! Non vogliamo che l'umanità vada sulla Luna o su altri pianeti! Vi odieremo di più se avrete successo che se fallirete! Distruggete il cannone! Prima che voi possiate raggiungere la base, il cannone sarà partito. Attenzione al contraccolpo! Attenzione al contraccolpo! Vieni, presto! Sala di controllo pronta. Allontanate tutta quella gente. Thank you.
essere lassù, in quel piccolo lembo di luce. Ciò che abbiamo fatto è mostruoso. Quello che stanno facendo è meraviglioso. Potranno tornare? Sì, e andranno ancora. Fino a che si potrà volare, la Luna sarà conquistata. Questo è soltanto l'inizio. E se non dovessero tornare più, mio figlio e tua figlia, che succederà allora? Ci saranno sicuramente altri che partiranno. Oddio, non ci sarà mai un attimo di felicità. Non avremo mai un po' di riposo. L'uomo non è nato per riposare troppo. E quando questo accade significa che è arrivata la morte. Per l'uomo non esiste né fine né riposo. Deve andare avanti, conquista dopo conquista. Quando l'uomo avrà scoperto tutti i segreti di questo piccolo pianeta e capito le infinite leggi della natura, allora potrà allargare le conoscenze sugli altri pianeti che lo circondano e via, attraverso l'immensità, verso le stelle. E quando l'uomo avrà conquistato tutte le profondità dello spazio e tutti i misteri del tempo, egli si troverà ancora agli inizi. Ma noi siamo delle creature così piccole, povera umanità, così fragile, così debole. Non siamo altro che piccoli animali. Già, piccoli animali. E se non siamo altro che animali, dobbiamo strappare ogni piccolo frammento di felicità. Dobbiamo vivere, soffrire ed andare avanti, senza preoccuparci più di quanto facciano gli altri animali o abbiano mai fatto. O faremo questo, o sarà la fine. O tutto l'universo oppure il nulla. Che cosa succederà, Pasurti? Già, che cosa succederà? Che cosa succederà?